Oggi posso dire che la tiraggina sulla torta ad un inizio di stagione è davvero importante da parte sua. Sei arrivato alla Juve Stabia, diciamo, dopo l'infortunio di Mascali, al completamento di un organico e ti trovi adesso titolare in nuovi film. Che sensazione? Grazie, innanzitutto, comunque io non mi sento come l'altro mister, nella squadra non ci sono titolari, io non mi sento assolutamente un titolare inamovibile. Cerco, quando vengo chiamato in causa, di dare sempre il massimo per cercare appunto di tenermi stretto questo posto, che mi sta iniziando fiducia, cerco di pagare lui e i miei compagni. Il gol sono contento, anche perché il gol del 3-1 è comunque stato importante per noi. Però cerchiamo comunque di continuare così, sia io che tutti quanti. Questa strada che abbiamo preso è la strada giusta per cercare di ottenere risultati. La scossa è mentale della Juve Stabia, perché anche nelle prime gare si era vista a tratti il vostro vero valore, però non riuscivate a mantenerlo costantemente in tutto l'arco della gara. Adesso non vi siete abbattuti dopo un gol subito, se riuscite a ribaltarla nuovamente, cosa ne pensi? Sì, sicuramente sono d'accordo con te, la svolta è mentale, perché nelle prime partite anche abbiamo raccolto molto meno di quanto abbiamo prodotto in campo. In queste due invece siamo stati molto, molto più cinici e per fortuna poi la partita si è messa dalla nostra parte. Però comunque non abbiamo ancora fatto nulla, abbiamo vinto due partite importanti e adesso l'importante è continuare così, cercare di andare alla Spezia già con la mentalità di cercare di ottenere il massimo della proposta da qui fino alla fine del campionato. Il campionato è lungo e ancora non solo due vittorie a farci uscire dalla zona calda, ma alla fine si vede, non sono né due, delle due vittorie, né 4-5 sconfitte. Quindi noi siamo una squadra che all'inizio ha prodotto un buon calcio, però qualche occasione, qualche episodio, l'arbitro, così, però poi si andava sempre a casa con 0 punti. Adesso si vede proprio che, diciamo, secondo me la vittoria di Trapani è stata un po' una svolta mentale, diciamo, un po' uno sblocco a livello mentale che ci ha permesso oggi di esprimerci al meglio in casa. Ciao, faccio una domanda. Quanti campani c'erano oggi in mezzo al campo? Ce n'era uno, perché adesso, cioè, i miei compagni hanno veramente fatto una grande partita. Io ho dato il mio contributo e spero di continuare così. Però c'è anche quello che si è storpiato, che ho visto c'è Romano in difesa e in attacco, dove l'ho guidato. Sì, no, sono contento, ti ripeto, anche per il gol sono molto felice per aver contribuito alla causa, diciamo, però anche volevo sottolineare una prestazione comunque di tutti importante che fa ben sperare per il futuro, però ripeto, dobbiamo continuare a lavorare e rimanere concentrati da qui fino alla fine. Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24. Thank you.